Viviamo in una realtà che si basa sulla nostra fiducia e sul nostro consenso. Tutto il sistema in cui siamo immersi, in cui nasciamo, cresciamo, viviamo, si basa sulla nostra fiducia e sul nostro consenso. E la fiducia e il consenso questo sistema non li conquista, li pretende, li impone, li vuole solo per sé. Ci viene insegnato, infatti, fin da piccoli, a fidarci ciecamente in ciò che la scuola, le istituzioni, i mezzi di informazione ci raccontano. Senza spiegazioni, senza confronto, senza verifiche. Ci insegnano che così è andata la storia, che così va il mondo e che così dobbiamo vivere. Punto e basta. Se qualcuno prova ad alzare la testa, ecco che viene additato come diverso, strano, e costretto a tornare sui suoi passi o ridotto all'isolamento in un vortice che per girare ha bisogno di un carburante essenziale, la nostra fiducia e il nostro consenso. Sì, sempre loro. Fiducia e consenso. Ci viene insegnato che la nostra vita deve svolgersi in maniera lineare: nascere, crescere, lavorare, mettere su famiglia, lavorare, fare figli, lavorare, forse andare in pensione e infine morire. Anzi, ci viene addirittura insegnato, anzi inculcato, che il lavoro è da considerarsi una manna dal cielo, che se svendiamo tutto di noi stessi per poter lavorare, dobbiamo farlo con il sorriso sulle labbra, perché lavorare equivale ad essere dei miracolati. Il lavoro dà diritto alla schiavitù, ed è una schiavitù per pochi eletti, una schiavitù mascherata da privilegio, ammantata di libertà, dalla faccia deturpata della vera libertà. Viviamo continuamente bombardati da informazioni che viaggiano tutte verso una sola direzione, quella di farci sentire privi di energie, sfiduciati, impotenti, privi di dignità. E le informazioni precedono e seguono i fatti, perché se chi ha un'attività è costretto a pagare tasse esorbitanti su guadagni che tra l'altro spesso nemmeno ha avuto, è normale che si senta privo di energie, perché se una coppia rinuncia a mettere al mondo un figlio perché subissata dalle spese, è normale che si senta sfiduciata, perché se un giovane è costretto ad abbandonare la sua terra per poter trovare uno straccio di lavoro, è normale che si senta impotente, perché se un pensionato che ha onestamente lavorato tutta la vita è costretto a mendicare per potersi comprare anche solo le medicine, oppure è costretto a rovistare tra la spazzatura per poter mangiare, è normale che senta la sua dignità venir strappata via e avvertire il fallimento di una vita. Una volta che ci hanno fatti sentire privi di energia, sfiduciati, impotenti e privi di dignità, ci propongono soluzioni che non hanno altro fine se non quello di stringere ancora di più il cappio intorno al nostro collo. Ogni giorno gli italiani vengono dipinti come un popolo disperato, senza coglioni, fatto di gente che sembra divertirsi a non voler pagare le tasse, da gente tutta pizza, pasta e mandolino, che può avere solo un vago ricordo della creatività e dello spirito di iniziativa che fino a pochi decenni fa sembrava caratterizzarla. Di fronte a questo scenario, che ci viene quotidianamente propinato e che viene volontariamente alimentato, abbiamo due possibilità. Credere di nuovo, ciecamente, a chi chiede la nostra fiducia e il nostro consenso e continuare a non fare un cazzo lamentandoci e basta, oppure decidere che è venuto il momento di aprire gli occhi, di riprenderci la dignità non solo di italiani, ma prima di tutto di esseri umani, e alzare il culo pesante dalle poltrone e fare qualcosa per noi e per chi verrà dopo di noi, rifiutandoci di continuare a credere in questo sistema malato che ci ha svezzati, cresciuti e resi pigri e codardi, revocando quindi la nostra fiducia e il nostro consenso a chi adesso ci manovra come degli stupidi burattini. A quel punto non potranno fare più nulla. Il carburante è finito. Il vortice dovrà fermarsi. E la battaglia sarà vinta. Da noi, ovviamente.